Una delle caratteristiche principali del tifoso romanista medio è la lamentela, a volte anche gratuita. Spesso e volentieri il tifoso romanista sui social soprattutto si diverte a lamentarsi di ogni cosa, facendo passare un po' i protagonisti, nello specifico i dirigenti, ancor più nello specifico Tiago Pinto, come dei mediocri, come delle persone che non sanno fare il loro lavoro e nelle righe facendo capire che loro al loro posto, scusate il gioco di parole, farebbero molto meglio. Come se tutti quanti fossimo capaci a fare il direttore sportivo, il general manager, eccetera, eccetera. Voglio prendere in esame l'affare Kamada. L'ho sempre detto Kamada, in realtà si dice Kamada, Daichi Kamada, che dopo essere stato svincolato dal Francoforte, comunque dopo essersi svincolato dal club tedesco, è ancora al 27 luglio alla ricerca di una nuova sistemazione, il che è assurdo se ci pensate, perché quando un giocatore decide di non rinnovare, già il 1 luglio dovrebbe esserci una squadra che lo prende, perché non è che gli affari si fanno quando inizia il mercato. Noi a War l'abbiamo preso ad aprile praticamente, e nel caso di Kamada è assurdo pensare, all'apparenza, che il 27 luglio non ci sia ancora nessuna squadra che lo abbia effettivamente convinto ed acquistato. Poi magari domani va alla Real Sociedad, per dire, però sarebbe comunque una data più lontana rispetto a quella che tutti quanti ci aspettavamo. Prima di rispondervi a questa domanda, questa fatidica domanda, vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace se volete supportarmi, un'iscrizione al canale se ancora non l'avete fatto, e se vi va di seguirmi su tutti gli altri miei profili social vi lascio il link come sempre in descrizione. Questa sera potrei essere in live sul sito Viola, quindi vi invito a tornare a seguirmi anche là, perché parleremo un po' di tutto, mercato, cose personali, eccetera eccetera. Dicevo, Kamada, se non mi confondo un'altra volta. Ultimamente è uscita una novità per quanto riguarda le richieste del giocatore e del suo entourage. Oltre alla Roma, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, si è inserita anche la Lazio, ma secondo calciomercato.com e anche altre fonti, però almeno una ve la voglio nominare, almeno non sembra che mi invento le cose, il giocatore alla Lazio avrebbe chiesto per firmare col club biancoceleste 5 milioni netti, non lordi, netti, a stagione, più 5 milioni di commissioni e un premio alla firma. Voi direte, vabbè, 5, cosa vuoi che siano? Facciamo un breve calcolo. 5 milioni all'anno, mettiamo caso che si parla di un quadriennale, ma facciamo anche quinquennale, sono 25 milioni netti da dare al giocatore. Più 5 di commissioni diventano 30. Se a questi aggiungiamo il premio alla firma di un paio di milioni, che sarà sicuramente così, si arriva a 32-33 milioni totali. La gente scrive sui social e dice: ma perché non prendiamo Kamada? È a parametro zero, non ti costa nulla. Non ti costa nulla. Alaba era a parametro zero. Quanto l'ha pagato il Real Madrid? 20 milioni solamente di commissioni. Quelli non si contano? Perché non sono dati al club di appartenenza? Che significa? Non è che se un giocatore è a parametro zero, allora è gratis. Lo prendi come se nulla fosse, gli firmi il contratto gratuito e buonanotte. Quando mai? Purtroppo molti non ragionano neanche nel lungo periodo. Cioè, pensano che tu gli dai 3 milioni, però non contano quanti anni gli dovresti dare. Perché se pensano, vabbè, tanto se fa male lo cedi e tutto quanto, ma per esempio nel caso di Pastore si è riuscito per miracolo a chiudere prima la sua cessione, ma per tanti anni te lo sei dovuto tenere sul groppone, tanti anni, troppi anni. E adesso io non dico che Kamada sarebbero tutti quanti soldi sprecati per lui, ci mancherebbe altro, però capite che si tratta di un investimento importante, di un giocatore che ti viene a costare tanto. Poi che sia forte è innegabile. Io non sto qui a cambiare il mio pensiero perché, ok, li drizzo un pochettino, perché al 99% non verrà alla Roma. Io reputo Kamada un grandissimo giocatore, comunque uno che ti può veramente svoltare il centrocampo. Mi dà fastidio solamente quella falsa favola di molte persone che credono che un giocatore che non ha squadra, non ha contratti, non costi niente. Lo stesso Ndika, a noi ci costa parecchio. Tanti milioni, perché penso che da quello che ho letto almeno 4 all'anno, sono 20 milioni. Non è che se l'hai preso a parametro zero allora vabbè, hai risparmiato, sì hai risparmiato sul cartellino, ma l'ingaggio totale è parecchio. Se poi andiamo a vedere la parte lorda, ancora di più, aumenta ancora esponenzialmente. Per questo Kamada è ancora senza una squadra. Secondo voi,
La Roma è stupida perché non prende Camada, perché non costa niente. E va bene. Ma allora, dando per appurato che il giocatore è forte, perché al 27 luglio non l'ho ancora preso nessuno? Punto di domanda. Adesso io qua vi voglio. Perché qua è sempre facile dire ma siamo dei poveracci, non possiamo spendere niente. Ed è vero, possiamo spendere poco. Ma non vuol dire che non spendiamo niente. Aouar ci costa. Ndika ci costa. Sono giocatori che comunque a livello di ingaggio pesano. E Kamada peserebbe tanto. Per questo la Lazio ha deciso di chiudere per questo affare. Perché ci ha provato, giustamente. Per loro sarebbe stato un ottimo colpo, non lo nego. Però quando ti si arriva a proporre una cifra del genere, un minimo di difficoltà le trovi. Questo è il motivo. E io, per quanto ripeto, Kamada per me è un ottimo giocatore, secondo me, vista la situazione, dovrebbe quantomeno abbassare un po' le pretese. Tra l'altro mi fa ridere perché, da quello che ho letto in giro, l'accordo con il Milan, che poi ha virato su altri giocatori, era di 3 milioni circa netti all'anno. Adesso ne vuole 5. È chiaro che magari può derivare un po' da una scelta del giocatore, del tipo ok, io volevo andare al Milan, per loro mi sarei accontentato anche di meno, non vado più al Milan, almeno pare, allora per altre squadre voglio di più. Ci può anche stare come discorso, però io a una certa comincerei anche un po' a pensare al mio futuro, nel senso che se si arriva al primo, al quinto, al 5, al 10, al 15 agosto, man mano il tempo passa e tu non stai facendo nessuna preparazione con nessuna squadra. Come abbiamo visto con Belotti, e non sto paragonando i due giocatori perché non hanno minimamente senso di paragone, però prendi in esame un giocatore che non ha fatto preparazione estiva con la squadra, è importante, è tanto importante, per un discorso fisico, per un discorso di ambientamento nella squadra, ma soprattutto fisico, perché ad esempio, per quanto riguarda Scamacca, prendi in esame un altro giocatore accostato alla Roma, che sembra molto vicino, ma finché non ci sono le firme io non sto tranquillo, non sta facendo la preparazione con la Roma, ma comunque la sta facendo col West Ham, un club inglese, non uno a caso. Per questo io mi sento tranquillo, sono tranquillo che lui comunque si sta allenando bene. E poi, ripeto, da qui a dire che sarà fenomenale con noi ce ne passa, però bisogna anche un po' guardare in faccia la realtà. Io se fossi lui, ok, manterrei un po' di aspettative alte, chiederei tanto per lo stipendio e tutto, ma fino a una certa, io credo che dal 1 agosto in poi, almeno questo è quello che farei io, se ogni squadra che mi si presenta, diciamo, a fare un'offerta dice no, costi troppo, sarei un po' tentato di abbassare un po' le pretese, quantomeno per permettere un po' a una squadra di acquistarmi e di ricominciare a giocare. È chiaro, non è che posso entrare io nella testa del giocatore, lui magari vuole un progetto di un certo tipo, gliene piace uno piuttosto che un altro, però capite anche che le richieste sono veramente veramente alte. E non è un caso che finora sia senza squadra. Io volevo fare questo video soprattutto per questo motivo. Potevo risolvere la questione in 30 secondi, invece volevo proprio dedicarci un video, diciamo, approfondito, perché voglio farvi capire delle cose che in realtà sono anche abbastanza semplici. Io capisco che magari molti di voi siano giovani, anche io i primi tempi che ho iniziato a seguire la Roma ero parecchio ignorante, nel senso che anche per me un parametro zero non ti costava nulla, cioè era il classico acquisto che facevi perché non avevi i soldi. Poi però col passare del tempo, con acquisendo, diciamo, esperienza, non diventando un economista ma comunque ragionando un po' col mio cervello, ho pensato ok, il giocatore è a parametro zero e va bene, ma, e questo ci tengo a sottolinearlo, proprio perché a parametro zero vuole per forza di cose di più. Perché se tu devi convincere in un caso squadra e giocatore, e trovando l'accordo con la squadra spesso e volentieri si trova col giocatore e viceversa, non è sempre così, però nella maggior parte dei casi è questo, per quanto riguarda il solo giocatore, tu devi convincerlo in maniera importante, perché è lui a decidere del suo futuro, non la squadra. Cioè poi si trova un comune accordo, magari il giocatore vuole andare dalla squadra blu, la squadra vuole che vada nella squadra A, si trova un accordo, magari si favorisce più la scelta della società o del giocatore, eccetera eccetera, ma nel caso di chi è parametro zero conta la sua volontà, ed essendo appunto la sua volontà devi convincerlo in maniera importante. Quindi io capisco che Kamada voglia tanto,
però non aspetterei all'infinito, tutto qui. Questo era quindi un video in cui volevo semplicemente chiarirvi una cosa. Perché Kamada al 27 luglio sta ancora senza una squadra? Eccovi la risposta. Poi, se volete lamentarvi anche in questo caso della Roma perché non spende 33 milioni complessivi netti per un singolo giocatore, contenti voi, però se non capite che la Roma non è nella situazione di poterlo fare, io non posso dirvi nulla, non posso aggiungervi nient'altro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ci tengo a sottolinearlo, con questo non voglio screditare il giocatore, anzi è un ottimo centrocampista e ci farebbe tanto comodo, ma c'è un motivo se la Roma non ha affondato il colpo per lui, non solo la Roma ma anche tutti gli altri club italiani ed europei. Ci vediamo presto per un altro video, forse questa sera è live sul sito Viola, vi terrò comunque aggiornati su Instagram, quindi se volete seguitemi anche lì. Un saluto a tutti, sempre comunque Forza Roma, e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Ciao ragazzi!